I 40 anni giustamente non sono solo uno sguardo all'indietro, ma sono anche uno sguardo all'avanti. E il valore della sanità pubblica, dell'universalità, della risposta sanitaria si è affermato in questi anni e credo che sia ormai un tratto profondo del nostro modo di intendere qualità della vita e la stessa civiltà. Una direzione, quella che si porta avanti, che tiene insieme riforme per coniugare le alte tecnologie della sanità per acuti e il bisogno che abbiamo di un alto livello di risposta nei casi difficili, testimonianza anche la forte reazione che la sanità marchigiana ha avuto nelle ultime emergenze, devo dire di grande qualità in termini di attività, operatori e tecnologie. E il grande domanda di una popolazione che diventando sempre più anziana matura un bisogno rispetto a malattie croniche, un'assistenza di altra natura, quindi una sanità non per acuti, ma per evitare di diventare acuti, per fare prevenzione, per curare su un periodo lungo, per affrontare al meglio e gestire al meglio le malattie senza dover ricorrere all'ospedale. Questi sono i due poli, i due ganghi dell'attività, quindi un percorso che continua a credere fortemente nel valore della sanità pubblica, della risposta universale. Quando parliamo di privato lo parliamo a complemento dell'attività pubblica, spesso si confonde il privato convenzionato con la necessità invece di mettere le mani nelle tasche, sono due cose molto diverse, diciamo a complemento, quindi laddove abbiamo bisogno di integrare i servizi pubblici, ma con uno sguardo che sempre di più pone al centro il cittadino con i suoi bisogni veri.